Nel suo appartamento di Baker Street, a Londra, Sherlock Holmes si riposa dalle fatiche dell'ultima indagine poliziesca, dedicandosi da buon dilettante ad un esperimento chimico. A Sherlock Holmes l'ozio non piace. Questo è uno dei modi in cui è solito mantenere in esercizio il suo gusto scientifico per l'indagine sperimentale, a costo di esporsi alle critiche dell'amico Watson. Suppongo che l'esperimento sia pienamente riuscito, Holmes. No, ma mi apre nuove possibilità di indagine. Ieri sera a Burston. Burlston? Sì, io sono nato là. È un villaggio del Sussex, a poca distanza, a poche leghe da Tunbridge Wells. Ieri sera, dicevo, verso le 11, hanno trovato il signor John Douglas assassinato nello studio del suo castello. Quindi, se stamani è già arrivata a Londra la notizia, vostro nipote è stato arrestato un'ora, o al massimo 2 ore dopo il delitto. Sono piuttosto svelti da quelle parti, eh? Ma io non so come sia stato. Ho ricevuto soltanto un breve messaggio dell'ispettore Mason del distretto di Burston. Il delitto è stato commesso fra le 23 e le 23:05, e di qui non si scappa. Qualcuno è stato visto a quell'ora battersi le gambe levate. E dal castello. McDonald è stato sorpreso un'ora dopo, nel bosco. Quindi. Non è detto che chi è stato visto scappare fosse proprio quel ragazzo. Da 5 anni, dal giorno stesso in cui venne ad abitare qui, tutte le sere faceva il giro del castello. Controllava ogni stanza, ogni angolo, la chiusura delle finestre. E prima di tutto si accertava che il portone del castello fosse ben chiuso. Il signor Douglas portava la fede al dito? La fede al dito, l'anello nuziale. La vera! Sì, certo che l'aveva, la portava, era un buon marito, voleva molto bene a sua moglie, la rispettava. Il signor Douglas, da vivo, era un marito modello, ma da morto non ha più la fede Ospiti? Sì, ospiti, invitati, come li chiamate voi? al dito. Avete visto gli ospiti che se ne andavano? Sì, li ho visti uscire quasi tutti. Meno il signor Turner. Ma non è già stato arrestato l'assassino? Signor Turner, voi ieri sera eravate qui al castello, vero? Sì, ero stato invitato a cena. Il signor Douglas ci teneva molto che io. Chi c'era oltre voi? Il dottor Wilson con la moglie, una coppia molto carina, due persone per bene, la signorina Bloom e padre Reynolds. Siete uscito con gli altri ospiti? Veramente no, io sono uscito dopo. Il signor Douglas mi aveva trattenuto. Lui amava conversare con me. Ieri sera volle consultarmi intorno a problemi di carattere letterario. Era rimasto affascinato dalla lettura di alcune pagine di Platone. Chi poteva avere motivi di rancore verso il signor Douglas per vendicarsi a quel modo? Nessuno che io sappia. La Giulia volevano tutti bene. Il vostro defunto amico si era mai confidato con voi? No, non su questo argomento. Non mi disse mai niente, nemmeno una parola. A volte cercava di confidarsi. Capivo che avrebbe voluto dirmi qualcosa, ma subito ammutoliva, si richiudeva in se stesso. Ma come se ne va? Holmes, venite a vedere.
È tutto il giorno che tentiamo di parlare con lei. Dove starà andando? Un solo posto può attirare una donna che ha appena perso il marito. Il cimitero. Fermo. Non vi voltate, continuate a guardare fuori. Che umidità c'è stasera. Tra poco calerà la nebbia, vedrete. Che volete? Chi siete? Signora Douglas, siamo venuti stamani al castello e ci siamo tornati questa sera nella speranza di poter parlare con voi, ma non... Il signor Holmes e il dottor Watson da Londra? Sì, signora Douglas. Non ho niente da dire, signori. Lasciatemi sola. Vi prego. Comprendiamo il vostro dolore, signore. Siamo qui per aiutarvi. Aiutarmi? Voi volete aiutarmi? E in che modo? Ma non avete occhi. Non vedete? Lì sotto c'è il corpo di mio marito. Se n'è andato in quel modo orrendo. È morto. Sembrava impossibile che un uomo così forte, così grande, che un uomo così meraviglioso potesse finire. Lui era tutto per me. Quando mi guardavo intorno, vedevo le stesse cose che vedeva lui. Respiravo la stessa aria che respirava lui e questo bastava a rendermi felice. E adesso, che cosa è rimasto di lui? Non so. Improvvisamente
Una cosa orrenda lì sotto. Niente. Ma perché? Perché l'hanno ucciso? Perché? Non ha mai fatto del male a nessuno. Perché? Perché? Signora Douglas, vostro marito è stato ucciso. Io capisco il vostro dolore, ma un innocente è stato accusato dell'omicidio. E allora lasciatelo andare, se è innocente. Senza il vostro aiuto, forse sarà commessa un'ingiustizia. Vi posso dire che quel ragazzo non c'entra. La valle della paura ha ucciso mio marito. E ora andatevene. Non ho altro da dirvi, andatevene via! La valle della paura? Ma allora voi... La valle della paura ha ucciso il più leale degli uomini e il più adorabile dei mariti. Tenero, delicato e insieme forte e fiero. Un vero uomo. Ed era mio. Mio. Andiamo, Watson. Vogliate scusarci, signora? Signor Holmes. No, no, invece... mi fa bene parlare di lui. È meglio, mi pare, di trattenerlo in vita in qualche modo. Che cosa stavo dicendo? Ah, sì. Sì, era andato alla stazione di Tunbridge Wells a prendere il signor Barker. Durante il viaggio da Tunbridge Wells a qui non ha detto una parola. Appariva spaventato. Aveva uno sguardo allucinato, come se avesse visto il diavolo. Non ha voluto neppure pranzare. Si è seduto lì, in quella poltrona. Ed è rimasto lì fino a sera, immobile, fino all'arrivo dei nostri ospiti. Non avete cercato di sapere che cosa gli era successo? Oh, sì, l'ho interrogato. L'ho scongiurato in tutti i modi, l'ho supplicato. Niente, niente. Sembrava che non mi vedesse neppure. Strano che prima di cena, in quelle condizioni di spirito, sia andato ad appendere un quadro nello studio. Oh, sì, è parso strano anche a noi. Ma improvvisamente ha chiamato Ames e si è fatto portare nello studio la Valle della Paura. Di solito il quadro dove stava? In uno sgabuzzino da sgombero, dalla parte delle cucine. Quella maledetta Valle della Paura. Era il suo terrore. Potrei sapere qualcosa di più su questa valle della paura? Non ne so molto. Il quadro l'aveva portato con sé dall'America. Sembrava che producesse in lui uno strano effetto. Una volta lo sorprese a guardarlo con odio e paura insieme, non so. È probabile che quel paesaggio gli ricordasse qualcosa di orribile legato al suo passato. Tutto è cominciato laggiù. Lo so, lo sento che è così. Anche ieri sera non faceva che ripetere la valle della paura, continuamente. E sospirava. Che cos'era quell'esagono dentro il cerchio? Il tatuaggio che aveva sul braccio. No, non era un tatuaggio, ma un marchio a fuoco, come si usa per marcare gli animali. Un marchio, sì. Glielo chiesi una volta, mi disse che era
un segno di riconoscimento, ma che non gli faceva piacere di parlarne. E infatti non ne parlammo mai più. L'aveva anche quando lo conobbi in America, ma non volle mai dirmi cos'era. Ma secondo me doveva essere il marchio di qualche setta politica o religiosa alla quale aveva appartenuto. Ho visto altre cose simili in America. Il biglietto lasciato dall'assassino potrebbe avere qualche rapporto con il marchio. Non vi pare, Holmes? Forse. Signora Douglas, vostro marito leggeva Platone? Platone? Ma non so, non credo, non era un grande lettore. Perché mi chiedete? Da quanto tempo conoscevate il signor Turner? Praticamente dal giorno in cui siamo venuti ad abitare qui. Si è appiccicata a questa casa come un parassita. Non ho mai potuto soffrire. Vi sbagliate se siete sul conto di Turner. È un brav'uomo. Uomo. Gratta gratta ne verrebbero fuori delle belle. Ma se crede che con la morte di vostro marito il denaro... Vi prego, Cecil, lasciate stare. Quale denaro? Poche sovrane che il signor Turner doveva a mio marito. Vi renderà tutto fino all'ultimo centesimo. Che essere spregevole. Dopo quello che John aveva fatto per lui. Cecil! Scusate, Ivy. Un giorno voglio ritirarmi in un posto come questo. Londra sta diventando una città infernale. Il porto, le fabbriche, le carrozze che vanno e vengono. Ah, che caos. Qui sì, invece, che si può stare un po' in pace, tranquilli. Già. Tra un delitto e l'altro, magari. Sentite, Holmes. Voi credete davvero che il signor Turner sia implicato in questa faccenda? Non lo so ancora. Indubbiamente quello che abbiamo visto ieri sera mi ha fatto riflettere. Mi chiedevo che cosa potesse esserci scritto in quel biglietto. Qualcosa di compromettente per lui, immagino. Presto sapremo che cosa. E se fosse un appunto del signor Douglas a proposito di quel denaro? No. No, non credo. Vi pare possibile che il signor Douglas tenesse un appunto del genere dentro un bruciaprofumi? Beh, certo, sarebbe un posto un po' insolito per ecco, tenerci. Appunto. Eppure sembra una persona retta. Un po' chiacchierone, è vero? Un po' troppo, Watson. Un po' troppo. Guardate, Holmes. Quello non è il cane della signora Douglas. Infatti. E che cosa ne deducete, Watson? Che la padrona non è lontana. Perfetto. Elementare, ma perfetto, Watson. Vi dirò, Holmes. A me non dispiacerebbe affatto rivedere la signora. Nemmeno a me, ma per altri motivi.
State tranquilla, signora Douglas. Scopriremo il vero colpevole. Vostro marito sarà vendicato. Parola di Sherlock Holmes. Adorabile. Suppongo che stiano parlando di voi, Holmes. E quell'altro? Ascoltate il medico, signora. Prendete queste pastiglie, vi faranno dormire. Fate che almeno il vostro corpo riposi dal dolore. Suppongo che stiano parlando di voi, Watson. A cosa vi fa pensare il tono di questi due? Beh, che la morte del signor Douglas deve essere quasi una festa per loro. Già. Come ha potuto fingere con noi le lacrime e lo strazio ieri sera? Vi ho sempre messo in guardia contro le donne, Watson. Sono pericolosissime quando piangono. E quando ridono? Ancora più pericolose. Venite. Vi prego, volete... Dove siete? Signori, buongiorno. Lasciate fare a me, Ivy. Avete l'aria di attendere delle spiegazioni. E perché mai ve ne dovremmo? Nessuno vi dà il diritto di spiare la vita privata della signora. Perciò, semmai sarete voi che le dovete delle spiegazioni e delle scuse. Che avete da guardare a quel modo? Ci spiavate, è innegabile. E allora giustificatevi. Perché? Avete del temperamento, signor Barker. Pochi uomini avrebbero reagito con tanta spavalderia in una situazione così, come dire, così imbarazzante. Ora all'indiscrezione aggiungete l'arroganza. La signora Douglas e io vi ordiniamo di andarvene. Siete in casa sua. Non obbligateci a farvi cacciare dai servitori. Torneremo con l'ispettore Mason. Ma insomma! Che cos'è questa persecuzione? È l'indagine per un delitto, signor Barker. A voi può non importare nulla, sebbene fosse vostro amico e vostro marito. Ma qui un uomo è stato barbaramente ucciso. Per vendetta, si è detto. La vendetta d'un dipendente licenziato, dice Mason. Una vendetta che viene dalla Valle della Paura. Dite voi, potrebbe essere una bella trovata, questa della Valle della Paura, perfetta. E soprattutto, non controllabile. Se dite una parola di più... Cecil! Non potete rifiutare di ragionare su di un'ipotesi, signor Barker. E ragioniamo. Perché Douglas si impaurì, tornando con me dalla stazione? Forse proprio perché eravate arrivato voi. Ma questa! Il fatto è che vedendovi così come vi abbiamo visto ora, sorge spontaneo un nuovo movente per l'omicidio. Rimuovere un ostacolo tra voi due, togliere di mezzo un marito, acquistare la libertà. Non è un'ipotesi affascinante, signore? State abbaiando all'albero sbagliato, Holmes. Abbiamo i due servitori a testimoni che eravamo di sopra, nelle nostre stanze, quando hanno sparato a John. Questo è vero. Cerco il vero motivo del delitto. Dopo, il nome di chi l'ha eseguito materialmente verrà da sé. Io vi giuro che basta, la signora... Basta, Cecil. È inutile continuare a mentire. Vai, vi siete impazzite.
Lasciatemi sola con i signori. Non abbiamo altre alternative. Voi non potete. Vi prego, fate come vi ho detto. Mi sarà già molto difficile, ma in vostra presenza mi sarebbe impossibile parlare. Vi prego, Cecil, ritornate al castello. Io non capisco. State sicuro che non finirà così? Lo spero. Dunque, signora Douglas, volevate dirci qualcosa? Ieri sera vi ho mentito. Sì, questo è ormai chiaro. Ma perché? Ho dovuto fingere di essere addolorata per la morte di mio marito, altrimenti avreste creduto che... Io sono ancora sbalordito per l'interpretazione. Neppure al teatro Garrick ho mai visto niente di simile. Appunto. Proprio questo avrebbe dovuto metterci in guardia, Watson. La verità è sempre meno perfetta dell'arte. Vi prego, continuate, signora. Vi ha sorpreso trovarmi qui con il signor Barker come se nulla fosse successo, vero? In un certo senso, sì. E vi sareste sorpresi ieri sera se io vi avessi detto che non provavo alcun dolore per la morte di mio marito? Beh, in genere si suppone... È molto più di così. Io sono felice che sia morto. Signora, dite delle cose molto gravi. Io odiavo mio marito con tutte le mie forze. Questa è la verità. Quando io lo sposai credevo che... Ma che cosa importa quello che credevo? 5 anni accanto a lui sono stati un inferno, una continua tortura. È quella di dover fingere con tutti il personaggio della sposa felice. Non è stata la tortura minore. Io sono sbalordito. Tutti dicono che era un gentiluomo. Tutti? Ma che ne sanno? Quando chiudeva la porta della stanza, c'ero io sola con lui. Ma ora... Ora sono libera, come dice il signor Holmes. Libera di amare Cecil e di esserne riamata. Libera? Non so fino a che punto. Se le cose stanno come penso, potranno esserci complicazioni. Io non ho ucciso mio marito, anche se negli ultimi 2 anni ho desiderato molte volte di farlo. Io e Cecil sapevamo che non c'era bisogno di ucciderlo. Qualcun altro ci avrebbe pensato per noi. E sono sicura che chi l'ha ucciso non ha commesso un assassinio, ma un atto di giustizia. Un concetto un po' selvaggio della giustizia. Selvaggia deve essere stata l'azione compiuta un tempo da Gione per la quale ha pagato. Ma come credete che si è arricchito? Con una serie di crudeltà inumane, laggiù nella Valle della Paura, non so quali, ma so che è così. Ho atteso per anni questo vendicatore. Deve essere stata un'attesa penosa. Si sentiva sicuro dentro il suo castello. L'aveva fatto circondare dall'acqua, dormiva con la pistola sotto il cuscino, ma non gli è servito a niente. Quando l'altro giorno tornò con Cecil da Tunbridge Wells, era terreo, tremava, aveva perduto la sua tracotanza. Ecco, mostrava a tutti la sua vera faccia di vigliacco. E capì che aveva visto il suo giustiziere. E infatti quella notte stessa... Signora Douglas, la vostra confessione ha qualcosa che affascina. Dite di avere odiato vostro marito.
di avere desiderato la sua morte, di essere felice che sia stato ucciso. Dite cose orribili, eppure non so perché, ma io continuo ad ammirarvi. Nessuno conosceva John, l'affabile John. Era un essere spregevole, abietto. Aveva fatto di me la sua serva. Mi ha umiliata, torturata per 5 anni. A volte pensavo che la paura continua di essere ucciso gli avesse fatto perdere la ragione. Era pazzo, pazzo, pazzo. Holmes, che cosa... Holmes, dove siete? Scusate, signora, ma non vedo più il signor Holmes. Con permesso, vado a... Scusate. Scappate via. Ah, ho capito. Voi avete bisogno di fare 4 passi in solitudine per cacciar via le nebbie della Valle della Paura. Io non sono un conoscitore esperto della psicologia femminile, ma non posso fare a meno di riflettere che una donna difficilmente confessa, anche se colpevole. Una donna che confessa di non amare il marito ucciso, colpevole o no che sia, non può non nascondere qualcosa. Ma voi ci credete alla Valle della Paura? Ogni tanto, Watson, avete uno strano modo di pormi le domande, un po' a bruciapelo, direi, eh? Mi sembra di capire che voi tendiate a ritenere tutto falso, dalla prima parola all'ultima, quanto dicono la signora Douglas e Barker. Beh, devo dire che il loro comportamento mi lascia molto perplesso. Riflettiamo. Se quanto dicono è falso, se la storia del Vendicatore è stata inventata per nascondere il loro delitto, c'è da domandarsi prima di tutto perché abbiano scelto un'arma tanto rumorosa. Per aumentare le possibilità di essere colti in flagrante? Lo stesso ci potremmo chiedere nel caso che abbiano complottato l'assassinio con la complicità di una terza persona. E poi, se una donna e il proprio amante decidono di assassinare il marito, come oserebbero mettere in piazza la loro colpa sottraendogli ostentatamente l'anello nuziale dopo averlo ucciso? Anche nel caso che il Vendicatore esista, ci sarebbe da domandarsi perché avrebbe sottratto alla vittima solo l'anello nuziale. Questa è la prima domanda che mi sono posta. Forse il fatto che gliel'abbia sottratto dimostra che l'assassinio ha qualche rapporto con il primo matrimonio di Douglas. Forse, Watson. Forse. Ma abbiamo già calcolato che non è possibile che l'assassino abbia avuto il tempo di toglierlo alla sua vittima e di rimettere l'altro anello. Allora, non è stato l'assassino a toglierglielo. Ma così siamo da capo. O non è stato lui, oppure la fucilata è stata sparata prima. Ma in questo caso perché le persone che abitano al castello non sono accorse prima? È vero.
Nell'uno e nell'altro caso, Barker e la Douglas ci hanno raccontato una verità fittizia, o solo una parte della verità. Perché? A quale scopo? E l'assassino di cui parlano, se esiste, come sarebbe scomparso? Dite bene, Watson. Come? C'è da chiedersi perché le orme lasciate sul davanzale della finestra siano diverse da quelle dietro la tenda. E perché l'assassino abbia ritenuto più conveniente scappare a piedi piuttosto che in bicicletta. E anche come sia riuscito ad allontanarsi senza lasciare altra impronta da quella sulla finestra. E senza essere visto. Mm-hmm. Dobbiamo verificare di persona se esistono tracce di questo vendicatore nel posto da dove è venuto. Non vi pare, Watson? Elementare. Grazie, signore. Buongiorno. Buongiorno, signore. Abita qui il signor... Il signor? Non mi ricordo il nome. Watson, vi ricordate come si chiamava quel signore molto alto, un po' zoppicante? Ma sì, quell'americano che abbiamo conosciuto l'altro ieri. Ma quale americano? Il signor Grant. Ah, ecco, sì, il signor Grant. È in albergo? No, signore. Manca già da 2 giorni e non ha lasciato letto quando tornerà. La sua camera non l'ha disdetta, i suoi bagagli sono ancora la numero 14. La numero 15 è libera? No, signore, è occupata. Abbiamo invece... La numero 13? C'è un solo letto e non credo... Ah, non importa, non importa. Il mio amico dorme sempre per terra. È spartano. Ma, Holmes, come preferiscono. Se vogliono firmare. Accompagna i signori alla numero 13. Alla 13? Sì. Tutti e due? Alla 13. Che c'è di strano? Io dormo per terra. Sono spartano. Sherlock Holmes. Non hanno bagagli? Bagagli? E a che servono? Comodo qui, eh? State tranquillo, Watson. Ce ne andremo fra poco. Ma allora perché siamo venuti? Il signor Grant alloggia nella stanza numero 14. Secondo voi il signor Grant è... Il vendicatore venuto apposta dall'America per ammazzare il signor Douglas. Un momento. Ma voi come fate a sapere che questo signore era proprio qui, in questo albergo a Tunbridge Wells? È l'unico albergo di Tunbridge Wells. Douglas vide il suo uomo venendo dalla stazione di Tunbridge Wells. Volendo fare una sorpresa a Douglas, voi dove scendereste? Qui? Va bene, ma come fate a sapere che era americano? E poi perché proprio lui dovrebbe essere l'assassino di Douglas? Calma, calma, Watson, una domanda alla volta. Dunque, riepiloghiamo. Il fucile con le canne segate e i grilletti legati insieme con il fil di ferro rivelano uno stile tipicamente americano, no? Sì, ma il resto? Non sapete continuare da solo? Vediamo un po'. Barker è americano. E quindi anche lui potrebbe essere... no. A meno che Barker e Grant siano la stessa persona. Forse, forse, ma... Ma voi non potevate sapere con che nome era registrato Barker?
E quindi avete bluffato con il portiere. Appena avete detto americano e molto alto, quello c'è cascato e ha detto subito il signor Grant. Venite, Watson. Cerchiamo di sbrigarci. Ci siete a metà. È vero che Barker è americano, è anche alto, ma non molto alto. E poi non zoppica. Ah già, avete detto americano, molto alto e zoppicante. Perché? Vi ricordate le orme di fango dietro la tenda nello studio? Sì, ma non vedo... Le impronte erano quelle di un piede molto grande. E un piede molto grande presuppone una statura superiore alla media. Sì, ma perché zoppicante? Non sarà facile aprire questa porta, eh? Dicevo, perché zoppicante? Le impronte dietro la tenda nello studio di Douglas. Sì? Le osservai attentamente. L'impronta del piede sinistro era meno marcata di quella del piede destro, il che dimostra... Che zoppicava, accidenti, Holmes. Basta osservare, concatenare e dedurre. Ve lo dico sempre, Watson. Quante cose sapete fare con un nettapipe? Tutto, tranne che pulire una pipa. Ecco qua, anche la carica è quella. 9, sì. Vedete? 9 e 9, 18. Non c'è da stupirsi se il povero Douglas... Sono cartucce fatte in casa, con la macchinetta. Già. Prendete l'intera borsa, Watson. Servirà per me. Anche questa, anche questa. Thank you.
Questo è il pranzo per la signora Douglas e per il signor Barker, immagino. Fate progressi ogni giorno, Watson. Mmm, che profumino. Posso, Ems? Non posso impedirvelo, signore. Grazie, Ems. Ah, meraviglioso. Mmm, manzo scozzese, eh? Un po' troppo aglio, magari. Guardate anche voi, Watson. Li servite sempre nelle loro camere? Naturalmente. Naturalmente. Da dopo la tragedia, voglio dire. Certo. Due vassoi. Vedete, Watson? Separati. Uno in una camera e l'altro nell'altra camera. È tutto sempre molto rispettabile nelle case per bene, subito dopo un assassinio. Questo è per il signor Barker, vero? E invece per la signora Douglas. Posso andare? Pesano. Certamente, Ames. Solo una cosa, Ames. Questo bel pranzetto è frutto del vostro zelo o vi è stato ordinato? No, lo stufato non le piace. La signora Douglas ordina tutto personalmente tutte le mattine. Ogni particolare? È un'ottima padrona di casa. Questi due vassoi mi hanno messo un certo appetito. Un giorno scriverò un trattato sulla psicologia dei pasti. Vedete bene, Watson, sono identiche, fatte con la stessa macchinetta. Si vede un piccolo difetto ripetuto in ciascuna. Non c'è dubbio, ha preso la prima bicicletta che ha trovato davanti alla taverna, quella di Jack, il nipote del nostro amico ispettore, ed è venuto qui al castello. Bisogna avvertire la polizia perché cerchino quel Grant. Già, servirà a scolpare Jack, almeno. Anche se dubito che troveranno l'americano. Ma vale la pena di tentare, no? Non avvertite, Watson, non avvertite un notevole sentore d'aglio in questo studio? Aglio? Ho portato le pantofole, signor. Siete sicuro che siano quelle che il signor Barker aveva ai piedi la sera del delitto? Sì, signore. Non ne ha altre. Scusate, la signora Douglas vuol sapere fino a quando lo studio
dovrà rimanere così chiuso col lucchetto. Deciderà la polizia. Non serve altro. Perdonate, Ames. Sapreste dirmi chi ha nascosto la rivoltella dietro quel quadro? Quale rivoltella, signore? Guardate voi stesso. È una pistola del signor Douglas. Forse l'avrà messa lui stesso prima di... Quante ne aveva? Due. Una la teneva in camera sua, l'altra sempre qui nel cassetto. Grazie, Ames. Potete andare. Però quel Douglas doveva essere un tipo strano. Che bisogno aveva, dico io, di tenere una rivoltella nascosta dietro un quadro? Poteva tenerla in tasca o nel cassetto dov'era? No, fece benissimo invece. Sapeva che quel tale sarebbe venuto ad ammazzarlo. Ha un'arma accanto al letto, ma ne vuole avere una anche qui al piano terreno. È in un posto dove il suo nemico non sospetti che ci sia. Così potrà prenderla di sorpresa e sparare. A me pare un pasticcio. Perché non cogliete lo stile? Douglas è impaurito, eppure viene nello studio e appende quel quadro sopra la nicchia. E non un quadro qualsiasi, badate bene. Per lui quel paesaggio rappresentava qualche cosa. Nasconde la rivoltella dentro la nicchia e aspetta il suo visitatore. Dovete ammettere che si era preparato con un certo stile. Oh, sì, però è morto con molto meno stile. La rivoltella nascosta dietro il suo bel quadro non gli è servita a nulla. Non ha avuto nemmeno il tempo di toccarla. No, sbagliate. L'ha toccata. E ha sparato anche. Sparato? Nel tamburo manca un colpo. Questo. Allora, com'è possibile? Calma, calma, Watson. Procediamo con ordine. Venite a vedere. Santo cielo! Ma allora, questa impronta è stata lasciata da Barker? Così pare. Ragioniamo. Le orme di fango là nell'angolo appartengono a quel tale, quel Grant, no? Questa impronta è stata lasciata da Barker, dunque... Dunque niente. Io ci capisco meno di prima. Eppure è chiarissimo. Il signor Barker ha voluto farci credere che l'assassino fosse scappato da quella parte. Ma perché? Non c'è che un modo per saperlo. Trovare il manubrio mancante. Il manubrio? Ma possibile, Watson, che non abbiate ancora capito che la chiave per risolvere questo mistero sta proprio nel manubrio scomparso? Ah, il manubrio! Ma certamente. Prestatemi il vostro ombrello, Watson. Non c'è più! Cosa volete farne? Pescarci. Come? Sì, pesco. Non s'era detto che ci venivo solo se potevo pescare? Pare che il fossato sia pieno di trote.